Bene, meglio. Meglio, speriamo che dopo questo partito con Bologna faccia questo correre, recuperare tutto e inizio a fare allenamenti. Ecco, senti, augurandoti ovviamente che tu possa rientrare in una di queste ultime partite, però visto che siamo a fine stagione, facci un po' un bilancio di questo tuo anno, primo anno al Torino. Abbiamo fatto 12 partiti, sì, per me ho fatto tanti partiti buoni perché ho giocato contro Roma, contro Inter, contro Lazio, sì, prima partita era contro Lazio e penso che per prima anno è buono, ho fatto belli partiti, posso fare meglio, ma per adesso va bene, ma certo che voglio giocare di più, perché sempre tutti i calciatori vuole giocare di più, ma sì, penso che devo e voglio giocare di più. Ecco, cosa hai imparato che prima non avevi ancora acquisito da calciatore giocando in altri campionati? No, tanti amici giocano in differenti campionati, ma per me Serie A è una bellissima campionato, sì, anche per difensore, perché è sempre tattica e tanti, non è tanti gol, perché difesa è molto importante, molto forte e io come difensore devo parlare che per me è il migliore come scuola di Italia. Ecco, in cosa credi di dover ancora migliorare? Onestamente penso che fisicamente io sono bravo, sì, forte, come velocità è bravo, ma certo che devo imparare sempre tattica, perché sempre tattica è importante, è differente, non è segreto che in Dinamo, per esempio in Mosca, ho giocato solo in quattro difensori e adesso giochiamo in cinque, sì, tre centrale, e mai ho giocato questa tattica come uno contro uno, più o meno tutto campo. Per me questo è molto interessante, tattica di Juric è molto interessante perché gioco come centrale di questi tre e come destro. Sì, certo, quindi È magari tattica diversa, sì. magari un po' nell'anticipo, nell'andare in anticipo sul tuo avversario. Sì, per me per esempio, se parliamo per differenza, per me, prima volta quando ho capito che se tu per esempio giochi destra, sì, come centrale destra, se tu puoi fare questi passaggi destra di andare via per attaccare, tutto è molto interessante perché sempre volevo fare così, sì, per attaccare, faccio gol, tutti. Sì, no, è molto interessante e importante per capire. Adesso ho capito tutto, ma prima ho pensato che è molto interessante. Ma adesso che appunto sei entrato un po' nel sistema di Juric, nel sistema del calcio italiano, ti aspetti di giocare un po' di più, nel senso che forse ti aspettavi anche, visti tanti infortuni dei tuoi compagni, di giocare un po' di più No, certo, partite. come ho detto che tutti i giocatori, e anche io con mia mentalità, io sempre forte, voglio giocare di più, voglio essere titolare e penso che devo essere, ma questo è sempre io, sì, perché parliamo con me. Sì, no, voglio giocare di più, ma per adesso ho giocato 12 partiti, adesso abbiamo 4 di più e speriamo che faccio questo recupero, Recupero. recovery. Ritorno. Sì, faccio ritorno più veloce e faccio questi forse tre partiti. Speriamo. Ok. Tu speri di giocare nelle ultime Speriamo, tre? sì, speriamo, perché voglio essere come titolare, sì. E vuoi restare qui comunque? Cioè, tu te la vuoi giocare anche l'anno prossimo qui? Non dipende solo da te, lo so. Non guardarmi. Però tu guarda, No, no, lui guarda, è il nostro tu, tipo. ma tu guarda noi, tu guarda No, noi. perché sì, certo che voglio giocare, ma adesso è un po' situazione difficile perché non conosco cosa devo essere, perché per adesso non gioco, devo giocare, voglio giocare, non so, mister, sì, è contratto di maggio, e vediamo, non so cosa Dipende anche succede. dal mister, no? Se Sì, resta tutto Juric. dipende, no, per adesso non voglio dire niente. Ti hanno preparato bene.
Grazie. Invece a livello di ambientamento come ti stai trovando a Torino? A Torino come città come ti stai trovando? Perfetto, mi piace tanto perché io sono nato in San Pietroburgo, questa città più o meno semplice di Torino perché italiano e francese fa questa città e mi piace tanto, mi piace Torino che è calma città, con famiglia, il centro è bellissimo, è grande, bellissimo, e sì, mi piace, tanti ristoranti, tutti positivi, e Italia, tutto perfetto. Tu lo sai che sei diventato l'idolo dei tifosi perché ti hanno fotografato in tram? Sì, sì. No, sì, non nel senso positivo, non nel senso negativo. Ho capito, sì, no, non so cosa devo dire. No, nel senso perché che... normale. Sì? Per te è normale, ma di solito i calciatori usano macchinoni grandi, sì, dopo, si spostano dopo questo tram, diverso, ragazzi, ecco. Ragazzi hanno parlato con me e ho capito che qua in Italia questo non è questo come qualcosa, ma per esempio quando ho giocato in Mosca è un grande traffico e qualcosa, e tante volte ho preso tram, metro o qualcosa e va bene. Va bene, sì. Perché fai più in fretta, e a Mosca si fa più in fretta a usare i mezzi. No, va bene, perché per me è uguale. Certo che per me, non so, tu puoi guidare un bel Mercedes, non so, come dopo domani sì, con tram. Bella Suzuki. Bella Suzuki, scusa. Così, così, aspetta. Bella Suzuki. Senti, ti hanno già chiesto, insomma, ti chiedo anche del 4 maggio, ma prima di arrivare a Torino, prima di arrivare in Italia, cosa sapevi del grande Torino e cosa invece ti hanno raccontato qua? Come squadra? Sì. Ho capito che la squadra è fortissima, con grande la storia, perché sempre, non so, sempre gioca bene, una tattica grande, con la storia, con questo, come 4 maggio è. Come 10 giocatori giocano in nazionale e tutto questo, e per me è una squadra fortissima, come tatticamente, come allenamenti durissimi, e va bene, va bene.